Ciao a tutti, sono Carla, mi definisco una ecocreativa perché ho coniugato la mia formazione artistica con la grande passione che ho per l'ambiente, per la sostenibilità e per le cose naturali e ne ho fatta la mia professione. Oggi qui con voi volevo spiegarvi come fare uno smudge stick a questo nome particolare che non è altro che chiamiamolo bastoncino profumato, solo che lo smudging che è praticamente vuol dire bruciare erbe aromatiche, non è semplice da tradurre. Tipico della tradizione sciamanica degli indiani d'America, poi è stato ripreso anche nel Sud America, nelle zone della Siberia, Lapponia, bene o male l'etnia è la stessa. Viene considerato un bastoncino appunto purificante dell'aria, ha una grande storia spirituale esoterica che noi oggi la sorvoliamo. Se qualcuno poi vuol capire di più, comprendere di più, basta fare una ricerca in rete e veramente c'è tantissimo materiale. Oggi noi invece andiamo a vedere quella che è la parte profumata del nostro oggetto creativo, del nostro prodotto creativo, ed è allora si possono utilizzare vari bastoncini, erbe. La cosa che consiglio è anche in questa stagione andare nel vostro giardino e prendere quello che sta passando, quello profumato che sta passando. Io oggi ho preso quello che invece avevo un po' a casa, un po' in frigo. È molto semplice da fare. Noi abbiamo le nostre aromatiche. Ad esempio qui ho della salvia, che penso che insomma, è un'aromatica che tutti conosciamo. Facciamo attenzione quando lo utilizziamo a vedere che non ci siano delle parti con del piccolo marciume, perché questo poi compromette la resa finale del nostro bastoncino. Della salvia, qui ho della menta. Disponiamo, anche qui stiamo attenti. Poi rosmarino, anche questo molto conosciuto. Dell'eucalipto, questo è più difficile averlo nei nostri giardini, io ce l'ho perché mi piace molto come pianta ornamentale da tenere in casa. Della lavanda, anche questa non è la stagione, in primavera ce l'avete profumata, questa è soltanto la fogliolina che abbiamo trovata, una che possiamo mettere. Ok, poi questa è chiamata pianta dell'incenso, ma in realtà non è un incenso, viene chiamata così perché se non la strofiniamo poi la profumazione è proprio da incenso. Al centro noi mettiamo un nostro bastoncino di Palo Santo. Palo Santo è la pianta della Bursera graveolens, si trova nel deserto. Praticamente è una foresta secca, una specie di foresta desertica che si trova fra Ecuador e Perù. Sono alberi di vita molto breve e quando muoiono cadono vengono lasciati lì, e restando sul terreno argilloso pieno di resine praticamente il legno prende una profumazione che è molto simile a quella di un incenso e viene appunto poi denominato Palo Santo. Se non avete del Palo Santo potete utilizzare altri bastoncini aromatici che avete a casa, ci sono molte piante nostre che hanno anche soltanto un rametto di cipresso, di abete, una piccola pigna che hanno appunto delle profumazioni balsamiche. Semplicemente noi andiamo a unire al centro il nostro bastoncino e le nostre aromatiche. Sempre l'attenzione a togliere rametti secchi. Infatti prima parlavo della pianta dell'incenso, appunto, che viene chiamata così, però l'incenso è una resina, è fatto da tanti tipi di resine e le varie profumazioni dipendono anche poi dalle zone dove vengono raccolte. Noi andiamo semplicemente a legare a spirale. Ecco, nella tradizione, nelle varie tradizioni sciamaniche, molte volte il filo è rosso, proprio perché a simboleggiare il sangue, proprio perché viene considerato anche proprio a livello di purificazione del nostro sistema sanguigno. Noi invece qui
utilizziamo del semplice cotone. Ecco, una raccomandazione: utilizzare delle fibre naturali vegetali, perciò cotone, lino, canapa, ortica, ginestra. Può essere usata anche della lana o della seta, però brucia poco. Poi non utilizziamo fibre sintetiche per due motivi: un fatto ecologico, insomma, perché alla fine sono derivate dal petrolio, andiamo anche a respirarlo, e anche proprio un fatto di sicurezza, perché quando verrà viene bruciato, la fibra sintetica fa la fiammata. Ecco, questo è il nostro praticamente bastoncino, è pronto. Andiamo a renderlo carino tagliando le parti che sporgono, insomma, come piace a noi. Qui abbiamo il ciuffetto di lavanda, che glielo lascio perché è bello da vedere. E questo lo dobbiamo lasciare essiccare, meglio se lo lasciamo a testa in giù, in maniera tale che non si forma marciume sul fondo, in un luogo asciutto, nel giro di una settimana è secco. Noi poi basta fiammifero, andiamo ad accendere il bastoncino, in questo caso di palo santo, o un bastoncino appunto che abbiamo messo. Il nostro stick è pronto. Per vedere un po' quello che faccio a livello creativo, il mio lavoro, io ho un sito, un blog che si chiama Come un Incantesimo, è www.comeunincantesimo.com. Con lo stesso nome ci sono sia in Facebook che in Instagram. Ringrazio abilmente che mi ha dato questa opportunità, chi poi guarderà il mio video. Se avete delle domande da fare, delle curiosità su questo tipo di profumazione per la casa naturale, insomma, scrivetemi.